magia e l'incanto, il cuore e la tecnica, l'equilibrio e il rigore della danza classica con i suoi salti, i suoi volteggi, le sue pirouette, arriva sulle punte di giovani talentuosi danzatori al Teatro di Tradizione Alfonso Rendano di Cosenza per il secondo appuntamento del ricco cartellone della 56esima edizione della stagione lirico-sinfonica, che quest'anno ha scelto come tema l'incantesimo. Dopo il successo della Cenerentola, melodramma giocoso di Gioacchino Rossini, il teatro comunale gremito di pubblico ha accolto con entusiasmo lo spettacolo del balletto Il mantello di pelle di drago, una favola danzante a metà strada tra sogno e realtà, tra antico e attuale, tra tentazioni e sacrifici, racchiusa nelle movenze artistiche dei suoi personaggi, in un atto unico con storie fantastiche, animate da simpatici elfi, spiritelli, artigiani, bambole, soldatini e viandanti. La trama, diciamo, che consente di collegare l'appuntamento di stasera a tutta la stagione, è costruita su una storia che parla di un mantello costruito con delle scaglie di pelle di drago che può essere indossato solo da una persona pura di cuore, e tutta la storia si sviluppa alla ricerca di questa persona che può degnamente indossare questo mantello magico. Quindi ci sono tutti gli ingredienti per essere incastonata nel tema che abbiamo dato a questa stagione. La cosa che mi riempie particolarmente di piacere è che con questo appuntamento siamo riusciti a offrire, diciamo, l'offerta completa che può offrire un teatro di tradizione. Abbiamo l'opera, abbiamo la grande musica e abbiamo anche di nuovo il balletto, con una compagnia di assoluto pregio. Fra i protagonisti abbiamo anche un cosentino d'origine, Andrea Volpintesta, già primo ballerino della Scala, insieme a Sabrina Brazzo, già étoile del Teatro alla Scala di Milano. Le coreografie sono di Volpini, è uno spettacolo di facile fruibilità, fra l'altro. Le musiche scelte sono fra i capolavori più assoluti del repertorio classico. E questa è la cosa che mi riempie particolarmente di orgoglio, essere riuscito a riportare anche l'appuntamento della grande danza nel nostro teatro. Dalle fiabe popolari prende spunto il balletto Il mantello di pelle di drago, una produzione della compagnia Jazz Art Ballet, fondata da due danzatori di fama internazionale, coppia perfetta sia nella vita che sul palcoscenico. Da una parte Sabrina Brazzo, étoile internazionale di linea e tecnica impeccabile, e dall'altra il cosentino Andrea Volpintesta, ballerino internazionale che ritorna a Cosenza come direttore artistico. L'emozione è tantissima, perché proprio stamattina quando mi sono svegliato ho pensato che 30 anni fa qui io facevo i miei primi passi di danza, cioè le mie prime coreografie, il mio saggio, ecco, quindi di danza, come tanti ragazzi oggi fanno. E adesso invece sono qua con la mia compagnia come direttore artistico, come primo ballerino affermato, e quindi una grande emozione, ma anche una grande soddisfazione, perché è sempre stato un mio desiderio ritornare e fare qualcosa di importante per la danza, ma soprattutto nella mia città. Il balletto Il mantello di pelle di drago ha ottenuto consensi nei più importanti teatri italiani e del mondo, grazie alle coreografie di danza classica, neoclassica e contemporanea di Massimiliano Volpini e dai fantasiosi costumi in pelle di Erika Carretta. La giornata dei ballerini inizia sempre così, in sala ballo. Tutti i giorni, tutti i santi giorni. Bisogna fare stretching, riscaldare i muscoli, mettersi alla sbarra, ripetere gli esercizi, migliorare le posizioni dei piedi, delle braccia, trovare l'equilibrio, e tutto sotto l'occhio vigile del maestro, tutti i giorni. La trama si compone di tre semplici favole danzate, introdotte da un prologo. Tutto ha inizio con un gruppo di ballerini alla sbarra di una sala di danza, che tra un movimento e l'altro immergono il pubblico nell'atmosfera di una conceria magica, dove si sta confezionando un incantato mantello di pelle di drago. Thank you.
danzatori appaiono come elfi impegnati nella preparazione del prezioso mantello, mentre la fata regina, interpretata da Sabrina Brazzo, li guida nella minuziosa lavorazione. Una volta pronto, il fantastico mantello attraversa tutte le storie, come pure la figura della regina che in ogni favola accompagna il pubblico fino al felice epilogo. I veri protagonisti della favola Il mantello di pelle di drago sono la dolce e premurosa fata regina e il diavolo tentatore burlone, interpretati magistralmente da Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta. Il diavolo, con il suo potere persuasivo, tenta di corrompere con lusinghe e regali prima il viandante dandogli in dono una pelliccia d'orso, poi la piccola Celestina attratta dagli scarponcini rossi. Dello spettacolo incalzante tiene tutti con gli occhi incollati sulla scena. Si susseguono durante il racconto quadri di danza con assoli, duetti, coreografie corali impreziosite da poster di colore e pittura che imbrattano le mura del palcoscenico, tutto scandito e reso magico da un collage musicale con partiture di Shostakovich, Khachaturian e Bizet. Spettacolo di grande effetto e di facile lettura, ricco di magia e positività, adatto a tutti, dal pubblico più raffinato fino ai più giovani e ai bambini. Intreccio elementi di attualità e modernità si incastrano perfettamente con elementi fantastici e inventati, dal monopattino utilizzato dagli elfi al carillon con la bambola, il soldatino e lo spaventapasseri. È uno spettacolo
che ha una morale sicuramente, una morale bella, perché si parla del bene e del male, della cosa giusta, della cosa sbagliata, e che comunque, voglio dire, alla fine le cose si riescono sempre a risolvere nel migliore dei modi. È uno spettacolo che è adatto a tutti. Ed ora, la storia di un giovane pellettiere che si ritrova, per una burla del diavolo, a duellare con cavalieri forti e preparati in un importante torneo organizzato dal re. Ma in palio c'è una cassa di monete d'oro. Del balletto Il mantello di pelle di drago è determinato soprattutto dal valore artistico e umano del suo corpo di ballo, la Jazz Art Ballet, una compagnia nata nel 2012 e composta da 15 giovanissimi danzatori provenienti da tutta Italia, affiancati da alcuni ballerini solisti del Teatro alla Scala, come Maurizio Licitra, Antonella Albano, Beatrice Carbone e Danny Lodi. Tutti i nostri ragazzi li abbiamo scelti non tanto per la qualità che hanno, ma per l'anima. Sono tutti ragazzi che hanno voglia, hanno tanta voglia di fare questa professione come lavoro e si applicano ogni giorno senza guardare l'ora. Poi entrano in scena con l'anima, oltre che ovviamente con la tecnica, che hanno una tecnica molto forte perché studiamo tutti i giorni con una maestra molto rigida, e poi siamo molto affiatati anche nella vita privata, infatti ci aiutiamo, siamo tutti insieme sempre anche fuori dalla scena, e questa è una cosa bellissima. Alla base del progetto culturale multimediale ed educativo di Sabrina Brazzo e Andrea Volpi in testa, ballerini e maestri di vita, c'è l'idea di dare una reale opportunità di lavoro ai giovani promettenti che impiegano il proprio tempo nell'arte della danza. Attraverso la spinta propulsiva delle nuove leve sulle punte, è possibile costruire un futuro all'insegna dei veri valori. Thank you.
ogni finale di favola che si rispetti, dopo il c'era una volta e l'intreccio complicato dagli ostacoli, con un colpo di scena l'incantesimo spazza via il male per far trionfare il bene. Il mantello di pelle avvolge i puri di cuore e la fata regina viene festeggiata dai suoi elfi. Solo chi crede nei sogni, chi lotta per ciò che vuole senza sgomitare, riuscirà ad indossare il mantello prezioso del successo. Il balletto rappresenta anche il trampolino di lancio per gli stessi danzatori sognatori, che alla fine dello spettacolo lasciano il palco con la certezza di aver ballato per se stessi e per il proprio pubblico. Il successo del balletto Il mantello di pelle di drago, la programmazione del Teatro Rendano di Cosenza darà spazio di nuovo alla musica classica e d'autore. Saranno infatti le contrapposizioni di bene e male e i dualismi di uomo-natura a caratterizzare il prossimo appuntamento del 6 maggio con lo spettacolo musicale Le otto stagioni di Vivaldi e Piazzolla. L'appuntamento delle otto stagioni è nato, diciamo, costruendolo anche intorno all'idea dell'incantesimo, che lì diventa l'incanto della natura. E il programma che accosta Vivaldi e Piazzolla non è una nostra idea, è qualcosa che già si fa, diciamo, nei teatri di tutto il mondo, ed è un accostamento particolarmente interessante, anche perché in quella serata non verranno eseguiti separatamente i due autori, ma le stagioni saranno intervallate, un po' quelle di Vivaldi e un po' quelle di Piazzolla, anche per consentire al pubblico un confronto fra la visione di due artisti così lontani nel tempo fra loro come Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla. Thank you.
eccoci alla fine dello spettacolo. Mentre raccogliamo l'eco di questi applausi, le tensioni svaniscono. La fatica diventa stanchezza ed è quasi piacevole. Chi ci pensa adesso ai dolori, alle delusioni, alle incertezze? Adesso c'è solo la meraviglia del teatro. Ora il mestiere più bello del mondo. Liberiamo la scena. C'è il tempo di una doccia, una cena veloce e poi a dormire. Che domani si ricomincia. Un'altra lezione da fare e altre prove e un altro spettacolo.